dopo un periodo di siccità così duratura, soprattutto vorrei sottolineare in collina e in montagna, è ancora attuale perché è dallo scorso ottobre che non piove, soprattutto nella Val d'Arda e nella Val Nure, per cui lì abbiamo problemi enormi oggi sulla viticoltura. Abbiamo avuto invece piogge nella pianura che sono però venute sempre con delle bombe d'acqua che hanno portato insieme della grandine importanti danni. Abbiamo 70 aziende in provincia di Piacenza colpite da danni da grandine nell'ultima settimana e restante parte di aziende che hanno avuto i problemi della siccità. Per cui sicuramente la stima è ancora un po' prematura, però oggi tra le due province, Parma e Piacenza, siamo oltre i 100 milioni di danno stimati sull'agricoltura e sull'indotto, perché è da sottolineare che poi il danno si trasferisce anche nell'indotto agroalimentare, che per queste nostre province è vitale. Non è solo la perdita in campagna, ma è anche la conseguenza della perdita di produzione lorda vendibile. Si è perso inizialmente dei cereali, del grano tenero, dovuto una minor resa dovuta anche a una produzione, alle gelate, gli sbalzi termici di questa primavera. Il pomodoro, se la raccolta è appena iniziata, ci sono campi che hanno subito il danno, sicuramente danni che alcuni campi, insomma, 50, 60, 70% di perdita c'è stata. Sulla viticoltura, le vendemmie iniziate con un mese di anticipo. Cioè, segnale sicuramente non positivo perché dimostra che la vite è in sofferenza e ha anticipato la maturazione. Una sottolineatura va fatta, tutto sommato, parlando soprattutto della vite, la qualità, evidentemente, quando c'è questa temperatura diminuisce la quantità, ne beneficia la qualità, per cui c'è un'aspettativa importante e ottima sulla qualità dei vini. Noi stiamo studiando, ribadendo a tutti i nostri soci che è sempre più importante dotarsi e lavorare per utilizzare le assicurazioni come difesa passiva, ma indispensabile per tutelare il reddito e qui bisogna individuare anche forme assicurative meno onerose e più adeguate alle esigenze delle aziende agricole moderne. Dall'altra parte, quello che, su cui stiamo battendoci e stiamo lavorando è programmare, progettare delle infrastrutture che ci possono garantire la conservazione dell'acqua per riuscire a evitare situazioni come quest'anno o comunque migliorare la quantità di acqua che abbiamo a disposizione, perché le conseguenze che oggi ha pagato l'agricoltura poi verranno pagate anche dall'idropotabile e quindi con la conseguenza che l'acqua è una risorsa fondamentale per tutti i cittadini, per tutte le persone e noi dobbiamo far sì che possa essere conservata il più possibile per mantenere soprattutto le falde attive e quindi tutto il territorio con acqua disponibile. Perché se non pioverà in modo importante sulle nostre colline e montagne, il problema per l'idropotabile nella nostra provincia sarà molto serio nei prossimi mesi.